anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna, in collaborazione col Comune di Enna, ha organizzato e presenta la sesta edizione della Festa del Libro e della Lettura. L'Istituto Comprensivo Cordova Capuana di Piazza Armerina Idone ha partecipato a questa sesta edizione. In questo momento gli alunni della terza e quarta della scuola primaria stanno incontrando una scrittrice. Sì, in questo momento proprio gli alunni stanno in compagnia della signora Ornella Salemi, la quale sta raccontando loro delle favole, favole che appartengono ad un libro scritto proprio da lei, il cui titolo Le favole di nonna Ornella, hanno come tema argomenti di vita quotidiana. Incuriositi gli alunni stanno proprio partecipando a questo laboratorio di lettura e la signora Ornella passo passo li sta guidando a riscoprire l'amore e l'importanza della lettura di un testo scritto. L'incontro con l'illustratrice Chiara Balzarotti ha invece coinvolto gli alunni delle classi prime, i più piccolini sia del plesso Trinità che del plesso Canali, e la bravura di Chiara Balzarotti è stata proprio quella di coinvolgere contemporaneamente un gruppo di alunni numerosissimo nella lettura di fiabe realizzate per la loro età, ma anche nella realizzazione di un libro matto che ha visto come protagonista un animale fantastico che hanno realizzato personalmente, che hanno portato a casa in ricordo di questo bellissimo evento, di questa festa del libro che ci ha appassionato e coinvolti tutti quanti. Un altro laboratorio divertente, quello di Fuad Aziz, siamo con la dirigente scolastico dell'istituto, è un che non manca in questa occasione. Sì, si tratta, come diceva lei, di un altro appuntamento all'interno di questa settimana che intende festeggiare il libro non solo come strumento di cultura ma soprattutto come strumento di comunicazione. E vogliamo mostrare ai nostri alunni nei laboratori mattutini l'aspetto piacevole della lettura, proprio per attirarli nei confronti del libro e facendoli uscire fuori da quella che è l'ottica comune del libro. Libro come strumento di studio sul quale fare i compiti, sul quale facciamo disperare i nostri ragazzi. In particolare questo è un laboratorio rivolto agli adulti, a condurlo è un illustratore di fama internazionale, Fuad Aziz, che quest'anno ha pubblicato l'ultimo suo libro, Il mio colore, attraverso il quale, utilizzando i colori e le immagini, veicola il valore dell'intercultura, il valore della diversità, inteso appunto come valore, come risorsa. Per gli altri, il diverso appunto come risorsa. Lui insegna, mostra come si può comunicare con molta semplicità, come si può veicolare messaggi profondi utilizzando solo il colore, le immagini e elementi molto comuni nella quotidianità scolastica, i colori a matita, i fogli di carta, le forbici. Si tratta appunto di una metodologia attraverso la quale diventa molto semplice approcciare i ragazzi, soprattutto quelli che hanno anche delle difficoltà di apprendimento e anche i più piccini. Ecco, quindi l'obiettivo di questo lavoro, di questo laboratorio, è il motivo per cui è rivolto agli adulti, mostrare questo nuovo metodo di insegnamento. Ma avviciniamoci a Fuad. Fuad, cosa stai facendo? Sto utilizzando i disegni che fatti da loro per una storia. Ma il contenuto della storia sarà una sorpresa dopo agli altri. Solo le ho dato parole di chiave e cosa dipingere. E loro sono stati bravissimi. E sto facendo vedere il metodo come riempire, impaginare, perché è importante l'immagine oltre il testo. Perché per una storia l'immagine racconta con simboli, con i colori, con i segni, con i soggetti, così. Nuvola di Gibran Khalil Gibran. Se fossi seduto su una nuvola non vedresti le frontiere tra un paese e l'altra, né cippo tra una fattoria e l'altra. Peccato
È un peccato che no, tu non fossi seduto su una nuvola. Sono B come Bernardo e sebbene non sia bardo, senza vanto né paura, ti racconto un'avventura. Era un giorno faticoso, mi sentivo assai nervoso. Per viaggiare in grandi navi, abbandono le mie chiavi. Fiorenza Casanova, è stata lei a dar vita all'orsetto B. Sì, l'orsetto B è un viaggiatore e è una nuova maniera che mi sono inventata di usarlo come protagonista per portare i bambini ad avere della curiosità verso l'arte. Non ha una pretesa didattica, ma una pretesa, di accompagnamento all'osservazione, diciamo così. B è il nome Bernardo per esteso, è un orsetto che. Ardito, ardito. Sì, il nome stesso significa orso ardito, perché Bär in tedesco è orso, hard è coraggioso, duro, valoroso, insomma, per cui ci voleva una scusa per portare i bambini all'arte. Non volevo presentare l'arte ai bambini secondo dei dogmi, delle conoscenze, dei valori così tecnici, ma volevo trasportarli nelle emozioni. Allora, raccontiamo, B abbandona le chiavi. Allora, Bia abbandona le chiavi e parte in grandi navi quando incontra un altro orsetto, che è Fritz, che è svizzero, che è artista, che in Sicilia fa il turista. E B rappresenta un po' quello che era il personaggio, l'artista che c'era nel Settecento, che faceva il Grand Tour in Italia alla scoperta delle opere d'arte. Per cui B è un po' l'orsetto colto, mentre Fritz è l'orsetto colto, mentre Bernardo è l'orsetto curioso. E scoprono la villa romana del Casale. E arrivano alla Villa Romana del Casale, dove su questa documentazione straordinaria dei pavimenti musivi si costruisce l'avventura. B non fa da Cicerone, Fritz non fa da Cicerone, ma l'empatia con gli orsetti che sono posati sui mosaici fa sì che il bambino guarda l'opera d'arte. Ci sono tante illustrazioni dove l'orsetto è presente, e tante dove l'orsetto non c'è. Quando io mostro i mosaici ai bambini e gli racconto quante opere d'arte hanno visto, sono increduli, però se le ricordano. Questo è un ottimo metodo e nella settimana del libro è un altro incontro che gli alunni dell'Istituto Cordova Capuana hanno potuto vivere con la scrittrice, l'illustratrice Fiorenza Casanova. E la festa del libro si conclude oggi per i bambini della scuola dell'infanzia con la rappresentazione teatrale di Riccardo e Margherita. Camminando per la strada venne incontro un cavaliere con in mano la sua spada. Sotto al mazzo c'è un tesoro. Se mi mostri fedeltà e mi aiuti nel lavoro, io te ne darò metà. C'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno, domandava, ma nessuno rispondeva. Chiedo scusa, come sta? Come sta?